Dai, ma lo sanno tutti che questo è il logo di Minecraft. Allora, Minecraft. Forse no. Ok, riproviamoci. Ragazzi, oggi siamo sui giochi dove dobbiamo praticamente indovinare i loghi per vedere quanto siamo bravi. Come avete visto, ho già indovinato il logo di Roblox e questa è palesemente una mela gigante che viene mangiata da un verme. Quindi scriveremo, Apple sicuramente. Dopo voglio vedere se riesco a indovinare tutte le cose, ragazzi, perché sono veramente bravo in realtà io in questo modo. E magari vorrei fare anche il test sugli youtuber, perché magari li conosco tutti. Oppure no, non lo so, adesso vediamo. Adidas, beh, questo sicuramente Adidas. E questo è una MG gigante, così sta sicuramente per maccheroni. No, dai, maccheroni no. McDonald. Come si scrive McDonald? McDonald. Così? Ho scritto McDonald. Non male. Allora, McDonald. Questo sì, dai. Ma che cavolo? Ma perché me lo dice che è una parolaccia? Cosa cavolo ho scritto? Oh, ma che cavolo? Ma vabbè, io me ne vado da qui perché... Oh, cavolo, sono... Aiuto! Sono bloccato! Aiuto, per favore, fatemi uscire da qui! Ho deciso di lanciare una bomba atomica perché non ho voglia di aspettare. E quindi sì, probabilmente... Dovrebbero essere morti tutti, ma... Vabbè, a quanto pare non possiamo andare né avanti né indietro. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere né salire. Rimango qua. Andiamo avanti, Nike, va bene, qua ci siamo. Poi c'è Microsoft. E va bene. Questo è Red Bull. Red Bull ti mette le ali. Red Bull ti mette le ali. Questo è una C con una C. Palesemente Casumarzu. Sapete quel formaggio sardo con i vermi? Molto buono, nenno. Allora, proviamo Coca-Cola. Ok, perfetto. Vabbè, questa qua è palesemente la Pepsi. E questo è palesemente il logo di Twitch. Ragazzi, dove dovete seguirmi e guardare tutte le cose. No, in realtà dovete guardare anche YouTube, guardare i video e mettere mi piace come questo video, perché è veramente carino. Ok, dovremmo essere quasi alla fine. PlayStation. Vabbè, ragazzi, cioè, questi sono veramente troppo facili. Sono troppo forte. Spotify. Dopo voglio fare qualcosa di più difficile. Questa è Google, è palesemente Google. Google. Google, Google. Fantastico, questo Wikipedia, dove Loco cerca le cose stupide. Ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo vinto il primo. Let's go. Io vorrei fare quello di Five Nights at Freddy's, ma non ne conosco neanche uno. Beh, questi gli anime, dai, gli anime sono facili. Andiamo subito agli anime. Questo è palesemente Goku con in braccio Cell che vanno avanti. No, vabbè, no, non ho voglia di fare gli anime, ragazzi. Voglio andare a cercare quello degli youtuber. Chissà se riesco a trovare qualche youtuberino che conosco, qualcosa di interessante. Perché qua in realtà mi sa che ci sono gli youtuber tipo tutti. Cioè, ci sono gli youtuber hard, quindi sono quelli americani. Io non li conosco, quelli americani. Faccio più meglio di farlo. Yeah! Ragazzi, ma lui è The Baby. Da baby. Ok, perfetto, l'abbiamo preso subito. E poi abbiamo Tentacion. Ragazzi, voi che musica ascoltate? Voi ditemi che musica ascoltate, perché vorrei capire un attimo che musica ascoltate. Vabbè, poi abbiamo Tupac. Ok, Tupac. Dai, vabbè, ma lui Gucci gang. Vabbè, dai, lui è palesemente uno a cui piacciono i soldi, ragazzi. One eternity later. Ti prego, fatemi andare via, non riesco più a indovinarne uno. Sono bloccato da un'ora, da guardarlo. Vabbè, quello dietro è Snoop Dogg, è facile. Guarda con che faccia te lo dice. Ehi, lascia un mi piace. No, raga, c'è Lil Peep. Sì, ho scritto Lil Peep. Vabbè, come non detto, Lil Peep. Ragazzi, io voglio vedere se tipo posso fingermi l'amico di qualcuno e completare allora i test sulla fiducia degli amici di qualcuno. Perché, ehi, ci sono anche quelli. Quindi se io lo faccio male, in realtà risulto essere un brutto amico, ma di una persona che non conosco. Quindi io sarei il peggior amico della persona che non conosco. Ha detto. Ok, friendship test. Ok, ora dobbiamo trovare per forza un test di qualche amico. Tipo questo mi fa leggermente paura. Ma vediamo le mappe di qualche amico. Friendship test, proviamo a caso. Proviamole una, raga, per diventare il peggior amico di tutti. Cioè, in realtà sarò tipo il peggior amico di Not Luxor. Mi dispiace, mi dispiace veramente tanto. Mi dispiace, ti voglio bene. Sei un cocomero e un pochino mi fai schifo. Non sarò mai tuo amico, quindi risbaglierò tutte le... Hey Ben, what you did I met you? Non mi hai... Di palesemente 2010. Nope.
No, non è 2010. Proviamo 2019, palese, 2019. Mamma mia, raga, ma quanto sono Easy You Fat. Yes. Vabbè, è palese. Just say yep, I don't know what question to ask. Ok, yep. Quindi scriviamo yep, va bene. What's my favorite holiday? Summer, insalata. Easter. No, Natale. Come si scrive in inglese Natale? Aiuto, ragazzi, c'ho un problema su come si scrive Natale in inglese. Proviamo con Halloween, ragazzi, visto che siamo vicini al periodo. Ok, non è Halloween. Christmas. Ragazzi, sto diventando amico di questo tipo perché, cioè, non lo so. What my least favorite holidays? Qual è praticamente la vacanza che gli piace di meno, ragazzi? Secondo voi quale sarebbe la vacanza che piace di meno a una persona che, americana, cui non ha amici e quindi fa un test degli amici per vedere quanto io sono amico di lui, se capire se sono amico dell'amico di lui amicando con l'amico? Ha detto! Penso di essere riuscito a buggare tutto. Comunque sto saltando le cose. Oh mio Dio, mannaggia lui! Mi ha fatto prendere un colpo schifoso. Mamma mia, Gigino, esci da qua. Mamma mia, ragazzi, mi sono spaventato veramente. Ovviamente gli mettiamo un bel non mi piace. Not Luxor, sei veramente un pezzo di cacca. Veramente proprio un pezzo di cacca. Raga, vediamone un altro. Ok, è molto brutto questo test. Veramente molto, molto brutto, raga. Non ha nulla. Cos'è? C'ha lo shop, però. Si possono shoppare cose? No, non si possono shoppare nulla. Vabbè, è un test dell'amicizia chiuso a chiave. Mi sembra giù. Chiave. No, non funziona. Chiave. Vabbè, me ne vado. Ok, me ne vado da qui e non sarò mai suo amico. Va bene, io ci volevo provare, ma non sarò mai suo amico. Va bene, non mi piace. Sì, perché a me non piace. Ok, questo è un test dell'amicizia per Mark. Ciao De Mark, ciao Marco. Ciao, non penso che l'abbia fatto tu, ma proviamo. Which color does Mark like? Secondo me Mark gli piace il purple, sicuro. Ci ho azzeccato. Ok, quale persona a Marco piace? Myself? Proviamo. No, sono morto. Vabbè, non è difficile comunque, dai. Una l'abbiamo già trovata, ne mancano solamente altre due, quindi va bene così. Ok, abbiamo beccato Sage come persona. Poi questa qua, quale di questi youtuber Marco guarda tutto il tempo? Buddy. Io direi Flamingo, perché no. Non è Flamingo, va bene, non è Flamingo. Connectionen. E io farò di qua. Mamma mia, raga, ma quanto sono bravo. Conosco tutto di Mark. Mark indossa gli occhiali. Un tipo, si li indossa oppure no nerd? Secondo me dice no nerd. No, ok, non erano nerd. Va bene, allora li indossa, sicuro li indossa Mark. Ok, dobbiamo vedere se li indossa. Ok, no, non è questo. Indossa una... Volevi! Cioè, non mi fa passare da nessuna parte. Cosa cavolo vuol dire? Vabbè, Mark, sei proprio un amico del cavolo. Io non voglio continuare la tua mappa. Mi fai schifo, perché prendi in giro le persone con gli occhiali come me. Va bene, sì, va bene. Certo, lo accetto. E vi dico anche una cosa: non me ne frega niente di questa gente per cui ho fatto il test dell'amicizia, perché non sarò mai loro amico, va bene? E io quindi adesso me ne vado. Ovviamente a rovinare qualche altra amicizia.